Soprattutto amici piaconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Dante, come stai? Dante, tutto a posto? Tutto a posto. Il cuore rossonero, ragazzi, il cuore rossonero oggi vince all'Olimpico. Al 94esimo questa zampata di Tonali porta nuovamente in testa, provvisoriamente, perché l'Inter ha una partita in meno, il Milan quindi capolista. Parte forte la Lazio, nel primo tempo parte forte la Lazio, subito con questo cross di Milinkovic-Savic, questa altra zampata di Immobile e passa in vantaggio la Lazio. Poi la partita della fase, diciamo, delle fasi un po' per il Milan e un po' per la Lazio, c'è qualche dubbio su qualche possibile rigore, ci saranno sempre queste polemiche, ma lasciamole stare perché poi alla fine il campo ha detto che il Milan ha meritato. Parte forte invece il secondo tempo, il Milan subito trova il pareggio con Giroud con questa zampata, poi il Milan si butta in avanti, cerca in tutte le maniere disperatamente, perché l'unico modo, il pareggio oggi sarebbe stata la mazzata definitiva per il campionato, quindi il pareggio non serviva a niente, quindi il Milan si butta in avanti, cerca in tutti i modi, poi entra anche Ibrahimovic, e alla fine, come detto prima, Tonali con questa zampata, con questa zampata torna, porta in vantaggio il Milan. Stavo guardando una cosa. Stavo guardando il calendario del Milan. E il Milan adesso c'ha la Fiorentina e l'Inter c'ha invece l'Udinese. Poi c'è il Verona per Milan e l'Empoli per l'Inter. Atalanta, Milan e Inter, Cagliari, Sassuolo, Milan e Sampdoria. Sulla carta, onestamente parlando, il calendario è molto favorevole all'Inter. Però, visto quello che è successo oggi con la Salernitana che vince con la Fiorentina, l'Empoli addirittura con il Napoli, il calendario poi alla fine lascia il tempo che trova. Però, carta canta, diciamo, su quello che io vedo qua, su quello che c'è scritto qua, naturalmente. L'Inter sulla carta è avvantaggiata. Vediamo, fino alla fine ci sarà questo testa. Comunque, ragazzi, oggi dovevo fare un video per mio fratello che fa 40 anni e ve lo faccio domani con un aneddoto, vi racconto anche un aneddoto. Va bene? Comunque, Dante, ciao Dante, ti saluto Dante e ci vediamo domani, noi ci vediamo e vedo. Testa, testa, le squadre di Milano si contendono questo scudetto fino alla fine. Che vi devo dire? Pioli sta parlando, parlerà anche Sarri. Sarri quest'anno ha fatto così con la Lazio, alti e bassi, ma ormai la classifica è quella che è il nostro quarto posto, secondo me ormai, anche in caso di sconfitta, ormai è blindatissimo totalmente, quindi si va tranquillamente avanti, ormai vediamo cosa succede. Domani live con un possibile inserimento di qualche ragazzo in StreamYard. Vi abbraccio e buonanotte, ma se ci incazzate, fino alla fine, forza Juve.